Allora, continuiamo a parlare di pensioni, l'abbiamo già fatto stamattina con Cesare Damiano, perché? Perché se ne parla tanto, perché ci sono in ballo delle ipotesi di riforma, insomma perché è un tema particolarmente importante, per il quale ci facciamo aiutare questa mattina da Monica Setta e da Gianluca Timponi, il nostro commercialista di fiducia. Di riferimento. Buongiorno, buongiorno. E ci aiuteranno un po' a inoltrarci in questo ginepraio, perché facile di sicuro non è, della previdenza. Però prima di parlare con loro andiamo in Portogallo, dove c'è il nostro Federico Zatti, e non a caso andiamo in Portogallo. Perché, Federico? Bon dia, così si dice qua a Tavira, che è una città del sud del Portogallo. Sono qua, vedete, tra l'altro, questi palazzi con i famosi azulejos portoghesi. Siamo arrivati qua in Portogallo per incontrare Walter. Walter è un italiano, come tanti italiani, che ha scelto di passare qua la sua pensione a fini di tasse, insomma. Poi lo scopriremo insieme. Intanto vi lascio la linea. Grazie Federico, sono un po' d'invidia perché, come dire, hai ripreso a viaggiare anche tu, insomma, sei in un bellissimo posto, Portogallo, Monica, meta che è stata molto privilegiata in questi anni per i pensionati. Allora, veniamo all'oggi, perché entro l'anno sostanzialmente finisce il 400, non è stata rifinanziata. Quali sono in questo momento i progetti al vaglio? Allora, provvedimenti precisi da parte del governo sulle pensioni non ci sono, però c'è un appuntamento il 27 settembre, ogni anno viene presentata alle Camere il DEF, documento di economia e finanza. Che cosa serve? Serve a fare il punto sull'andamento e lo stato quantitativo delle risorse a disposizione. In questo caso le risorse a disposizione, ove ci fossero, e pare ci siano, queste sono le indiscrezioni, vanno a finanziare un'estensione della cosiddetta APE sociale anche nel 2022. Sì. Però uno dei temi fondamentali allo studio in questo momento, in queste ore, è l'allargamento della possibilità di andare in pensione in anticipo per alcune categorie di lavoratori esattamente con lavori usuranti e molto gravosi. E la novità interessante, che può interessare anche da casa la signora Rosina e tutti quanti quelli che ci stanno, la famiglia Italia che ci sta seguendo, è che in questo ambito inizialmente erano previste 63 figure, in realtà siamo oltre le 200, e ci sono, perché uno si chiede qual è il mio lavoro, sarà usurante o no, ebbene ci sono addirittura anche i macellai. Ecco. Però stamattina Damiano ha spiegato non esattamente non esattamente, certo, ma esattamente, sì, sì. Poi ci sono anche i tassisti, la macellazione, ma ci sono i tassisti, ci sono i bidelli, insomma, è una sì, come dire, varia. Che lavorano nei mattatoi, su quota, quota 100 c'è da dire una cosa, che effettivamente, perché c'è un grande dibattito, ha funzionato, non ha funzionato, i sindacati dicono di sì, certi dicono di no, sostanzialmente si è speso meno, questo poco ma sicuro, 11 miliardi a fronte dei 20 che erano stati, ma soprattutto era un ambo secco. Così si dice, no? 62-38, 62 anni e 38 anni di contributi, però ha indicato una strada che secondo me tutti devono percorrere, volontarietà delle pensioni e flessibilità, una flessibilità che servirà anche alle aziende post pandemia nelle ristrutturazioni. Gianluca, vogliamo cercare di capire com'è la situazione e come potrebbe cambiare, perché ci aiuta anche un po' la grafica. Sì, in pratica partiamo dai punti fermi. Oggi per poter andare in pensione, la cosiddetta pensione di vecchiaia, bisogna avere almeno 67 anni di età. Oppure per la pensione anticipata 42 anni e 10 mesi di contributo per gli uomini, oppure 41 anni e 10 mesi di contributo per le donne. Con questi requisiti si può andare tranquillamente in pensione. 67, non 67 e 6 mesi? No, 67, perché comunque l'aspettativa di vita, almeno fino al 2026, rimane 67 anni di età, perché con la legge Fornero ogni anno scattava un aumento per poter andare in pensione con la pensione di vecchiaia, invece fino al 2026 rimane ferma a 67 anni di età. Oltre a questi requisiti, nel momento in cui io posseggo e rientro in una delle categorie che poc'anzi ha espresso benissimo Monica, 62 anni di età e 38 anni di contributo, vado anticipatamente con la quota 100, posso andare anticipatamente anche con l'opzione donna, che dovrebbe essere una misura rifinanziata, 58 anni di età per le donne e 35 anni di contributo. È normale che nel momento in cui io vado in pensione anticipatamente rispetto ai 67 anni di età, il mio assegno pensionistico sarà
non decisamente, sarà inferiore rispetto ai 67 anni di età, certo, ma semplicemente certo, perché ho un'entità, un montante contributivo inferiore. Se arrivo ai 67 anni di età avrà ad esempio un montante contributivo di 100, se vado prima sarà 95-94, certo, questo certo, è l'unico, allora, l'unica voglio differenza. Voglio farti una domanda, Gianluca, prima di andare a conoscere il signor Walter, anche per capire a che età è andato lui e come si è trovato in Portogallo e che cosa ha intenzione di fare. E, insomma, i dati su quota 100, gli ultimi ci dicono che hanno aderito sostanzialmente alla misura circa 300.000 ad agosto di quest'anno. Ora, sicuramente una quota inferiore a quella che si prevedeva, cioè andare in pensione a 63 anni sostanzialmente ha interessato meno persone. Sì. Quindi, diciamo, quale potrebbe essere lo step successivo? Allora, il motivo per il quale c'è stata una riduzione, cioè alla corsa rispetto ad andare in pensione ai 67 anni di età, è che effettivamente l'assegno pensionistico rispetto ai 67 anni di età è comunque inferiore. Io vado in pensione 5 anni prima, ma avrò un trattamento, meno una denaro, pensione certo, a vita inferiore, fermo restando che comunque nei 5 anni non lavoro e mi viene comunque attribuito sostanzialmente un reddito che potrebbe essere incrementato qualora dovessi svolgere un'attività supplementare. Da qui in avanti la certezza è che viene rifinanziata sicuramente l'opzione donna, quindi quello per quanto riguarda il 2022 rimane. Dopodiché, come è stato ampiamente detto sia da Monica che stamattina dall'ex diciamo, ministro del lavoro Damiano, c'è la cosiddetta super APE sociale. I due punti cardine sono sempre 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributo. È l'ipotesi. L'obiettivo qual è? È quello di allargare la platea dei cosiddetti lavoratori usuranti, fermo restando però che... Gravosi usuranti, ci ha detto. No, dico, la cosa importante è che i punti fermi comunque sono i 63 anni di età e comunque con 30 anni di contribuzione, qualora io dovessi avere un'invalidità non inferiore al 74%, oppure all'interno del mio nucleo familiare vi sono persone da assistere, i cosiddetti caregiver, in quel caso viene confermata la misura per poter andare in pensione anticipatamente. Vogliamo andare in Portogallo? Eh beh, sì, conosciamo Walter. Federico, conosciamo il tuo ospite. Eccolo, sì, abbiamo chiamato. Federico. Sì, ecco, mi trovo con Walter. Walter ha 67 anni, da 6 anni vive qua a Tavira. A Tavira ci sono 200 italiani, ma perché tutti questi italiani scelgono il Portogallo? Principalmente, quasi totalmente, per la convenienza fiscale che il Portogallo offre. E cosa offre? Fammi qualche esempio, nel tuo caso, nei casi generali, come... La tassazione diretta, la tassazione indiretta, la tassazione IRPEF è a zero. Tassazione IRPEF a zero. Tu hai goduto di questa situazione per 6 anni. Sì, sì, la legge ne prevede 10. Ecco, e cosa consiste? Fammi un esempio del tuo reddito o di altri redditi simili. Allora, cosa diciamo succede? Che un pensionato che in Italia percepisce 1.200 euro al mese, qui ne prenderà 1.700. Un pensionato che in Italia prende 2.500 euro al mese, qui ne prenderà 3.500. Un pensionato che in Italia ha un reddito di 5.000 euro, qua ne prende quasi 8. Ecco, capite che la differenza è quasi del 30-35% in più, quindi tu sei venuto a fare una vita, come dire, un pochino più agiata di quella che avresti fatto in Italia, anche con la possibilità di risparmiare, di dare dei soldi ai familiari, no? È un po' questo il motivo. Sì, guarda, questo è il motivo che ho notato in questi 6 anni, che è il motivo principale. Quasi tutti i pensionati che vivono qua, sì, è vero, hanno possibilità maggiori perché hanno al netto più soldi in tasca, ma nella quasi totalità i soldi servono per mandare alla famiglia, ai figli, ai nipoti, insomma, per cose più necessarie. Ecco, a voi allora da studio. Grazie. So, tra l'altro mi colpisce che a Tavira non si è svegliato nessuno, perché non c'è nessuno ai tavoli, insomma, no Marco? I bar sono vuoti. No, ma insomma, Zatti ci ha raccontato con il signor Walter che... non paga le tasse. E se la passano molto meglio. Ma come se la passano invece i pensionati italiani in questo momento, Monica, in Italia? Una platea di 16 milioni. In cifra assoluta, più cifra più, uno meno.
e con una pensione media, parliamo del medio ovviamente, poi ci sono le pensioni minime, poi ci sono anche le pensioni d'oro, perché non è che certo. Pensionati, ci sono anche i cosiddetti vitalizi, quindi sì. C'è un range anche abbastanza elevato, anche se ovviamente riguardano una nicchia. Ma una media di 850-900, comunque sotto, parliamo di un netto a pagare, no? In busta paga cosiddetta, sotto il migliaio di euro. Ovviamente è una cifra difficile, perché se il costo della vita aumenta, come peraltro sta aumentando adesso a causa dell'incremento del costo delle materie prime e poi la spesa sanitaria extra, cioè non solo la spesa, il cosiddetto welfare state, l'obbligatorietà, no? Quindi diciamo il famoso ticket oppure le medicine gratuite o quasi. Certo. Ci sono una serie di medicine, per esempio gli integratori che prendono gli anziani, piuttosto che un'assistenza specifica a casa, e insomma le voci di costo, di esborso per i pensionati italiani sono tante. Certo. E quindi questa vicenda del Portogallo ci fa capire, almeno per quello che riguarda me, per quello che è il mio punto di vista, che è sempre più essenziale in Italia una riforma fiscale. Certo. Perché questo è il tema. Abbiamo il fisco, diciamo, peggiore dal punto di vista dell'efficienza dal punto di vista del mondo e quello più gravoso dal punto di vista della tassazione sui redditi delle famiglie e è vero che in Portogallo non pagano le tasse sulle pensioni, le tasse che avrebbero pagato in Italia. E il presidente, l'ex presidente dell'INPS, Boeri, gli dava la caccia. Io ti dico la verità, io considero le tasse bellissime, come disse all'epoca Padoa-Schioppa. La mia è una posizione molto pro tasse, quindi non mi piace tanto. Va bene, però attenzione, perché ha detto Monica, qui la media è sotto il migliaio di euro, quindi una cifra, Gianluca, poi adesso ne parliamo, però... Prima vediamo questo servizio di Claudia Antinoro che ci dimostra che effettivamente quanto pochi siano 1000 euro di pensione. Esatto. Perché all'Astra Assigna, in provincia di Firenze, un gruppo di anziani si è unito in una specie di condominio solidale per poter risparmiare sulle spese mensili. Vediamo questo servizio e poi ne parliamo. Parliamo di tasse. Questa è casa sua? Questa è casa mia. C'è il letto, c'è tutto qua. Quanto prende di pensione? 600 euro. Però stando qui ce la fa. Arrivare alla fine del mese con la pensione di reversibilità per la signora Marisa era diventato impossibile. Così 7 anni fa è venuta a vivere in questo condominio sociale gestito dal comune di Lastra Assigna alle porte di Firenze. Si sta bene, veramente. Te ne dico io, si sta bene. Si può fidare che gliene dia una donna di 90 anni. 61 mini appartamenti abitati da anziani con redditi molto bassi, dove l'affitto bimestrale, compreso di acqua, luce e riscaldamento, viene calcolato secondo l'ISEE. Si arriva precisi per non chiedere nulla a nessuno, né figlioli né nessuno, però si vive, ecco. Con 520 euro non campi veramente. Si prova a vedere se sbarchiamo il lunario così. Un condominio dove non ci si sente soli, perché qui nascono amicizie e anche amori. Ci si riunisce la sera, chi dice una barzelletta, chi dice una cosa, chi dice un'altra, tutto qui. Si fa la vita da vecchiucci. Chi fa un dolce, chi porta lo spumante, chi fa... per stare insieme. A volte si beve. Anche lo spumante, il vino, secondo. Si beve un gocciolino. Molto bella questa storia che ci ha raccontato sì. Claudia Antinoro. Gianluca. Certo, mi veniva da pensare, scusatemi, ha ragione Monica quando dice e poi però insomma, non paghi le tasse in Italia, però è anche vero che insomma, con una pensione di 800 euro è difficile poi, cioè è giusto, ma... È comprensibile che una persona si senta in difficoltà. Quanto è la tassazione sulle pensioni? Beh, la tassazione fino a 8.000 euro non si paga nulla. Cioè, fino a 8.000 euro sono 8.000 euro nette. Dagli 8.000 euro a salire c'è la progressività IRPEF. Normale. Faccio un esempio. Se uno all'anno ha una pensione di 30.000 euro in Italia, quindi più o meno insomma circa 2-2,5, una pensione medio-alta, in Italia paga su 8.500 euro di tasse, quindi dai 30.000 togli 8.500 euro, sono poco più di 22.000 euro. In Portogallo chiaramente i 30.000 sono totali, sono sì. netti. Una cosa importante che bisogna anche aggiungere, che non è che uno deve stare in Portogallo magari 365 giorni all'anno, l'importante è che sta almeno
la metà più un giorno per però, poter avere la tassazione però pari ripetiamolo, a zero. Quelle tasse, giuste o non giuste, troppo alte o no, quelle tasse andrebbero pagate in Italia. In Italia, le tasse, attenzione. Non è un comportamento, io capisco che è di necessità, ma non è un comportamento virtuoso quello di chi certo. prende e se ne va a non pagare le tasse. Assolutamente no. Tra l'altro, turismo fiscale, tra l'altro, allora diciamo, poi vado lì, vado in Albania. Una giusto. Cosa assoluta, assolutamente no, anche perché bisogna vedere poi che tipo di vita viene svolta in Portogallo rispetto all'Italia. È vero che risparmio, però poi alla fine la qualità della vita in Italia sicuramente è migliore rispetto ad altre nazioni. Una cosa importante è che anche in Italia si è cercato di individuare una sorta di attrattività dei pensionati per farli ritornare dall'estero in Italia. È una vecchia idea di Prodi, quella di fare per chiudere, vogliamo sentire direttamente il signor Walter? Si sarà arrabbiato con me, sicuro. Adesso sentiamo un po'. Si è arrabbiato il signor Walter Zatti? Beh, immagino di sì, perché lui dice, ma questo non è che io ho fatto qualcosa, non sono un evasore, ho semplicemente seguito delle leggi che me lo permettono, sono assolutamente nel giusto. Quello che invece è la novità è che la storia di Walter è talmente simbolica per tutti, perché dal Portogallo sta impacchettando tutto e si sta trasferendo in Albania. Perché? Perché la vicinanza con l'Italia è diversa, il numero di possibilità di viaggi, di vettori tra Albania e Italia è praticamente come essere in una regione del sud italiano. E va bene, questa diciamo è un motivo di vicinanza, ma poi c'è anche un motivo anche lì fiscale, perché qua questo vantaggio fiscale vale 10 anni, tassazione zero, mentre in Albania è per sempre e per tutti. È per sempre e per tutti, sia per gli stranieri come per gli albanesi stessi. Insomma, quello che dicevi, quindi, Monica, no? Il turismo, sì, va, diventa zero. Esatto, un po' il turismo fiscale, no? Al ribasso per cercare la soluzione migliore dal punto di vista delle tasse. Però non è, diciamo che sul aggravio generale c'è anche da considerare il costo del welfare state. Per esempio in Italia il welfare state, tecnicamente la spesa pubblica, diciamo, per le famiglie, è più bassa rispetto ai nostri cugini d'Oltralpe. Parliamo dell'1,3% sul prodotto interno lordo totale contro uno 3,02% dei francesi. Quindi anche quello ha un, diciamo, ha una sì, però una il pensionato valenza. Che va in Albania, se si deve ricoverare, torna in Italia. Torna in Italia, esattamente, sì, albanese. Perché il livello dell'assistenza è chiaro. Però bisogna spezzare una piccola lancia anche per quanto riguarda la piccolissima per le pensioni in Italia. In Italia, effettivamente, rispetto ad altre nazioni, anche la Germania, le pensioni sono più alte a livello di pensione in sé. Quello che poi fa diminuire la pensione è la forma di tassazione. Ad esempio, su 1.500 euro in Italia paghi circa 550 euro di tasse al mese. In Germania invece non supera i 100 euro, fermo restando che la pensione italiana lorda è maggiore rispetto a quella tedesca. E quindi torniamo a bomba sul discorso che faceva Senta. E poi c'è la differenza tra uomini e donne, il gender gap, per cui le donne, secondo diciamo, i dati della Commissione Europea, guadagnano 498 euro in meno. Insomma, è vero che lavorano di meno, però c'è anche proprio una differenza. Come vedete il tema, Marco, c'è tutto. Insomma, molto attuale. Torneremo sicuramente a parlarne, perché di riforma del fisco già se ne sta parlando. Speriamo che si faccia la riforma fiscale. E comunque più contributi si versano e maggiore sarà la pensione. Questo oggi è il vero nocciolo della questione. Quello contributivo. Esattamente. Grazie Federico Zatti, grazie al signor Walter. Naturalmente, grazie per averci raccontato la sua storia. Grazie Monica. Non si arrabbi con me, signor Walter. Non si arrabbi con me. No, lo vedo, lo guardo. Un po' severo. Questo c'è proprio un asse a favore delle tasse. No, io non ho per carità. Siamo a favore delle tasse, le tasse vanno pagate. Tu hai parlato di evasione di necessità, che è una tesi molto interessante. Io sono se ne parla da tanto tempo. Io sono a favore di un fisco equo. Va bene. TG1.